presentato il programma di Suoni e Sapori del Garda per il 2023. Siamo col maestro Serafino Tedesi, che ha raccolto il testimone dal maestro Sorbi, che purtroppo è mancata. E purtroppo i suoi primi anni sono stati tribolati, perché non solo quello, ma anche la pandemia che ha complicato il lavoro. Quest'anno diciamo che è un ritorno più che alla normalità, perché tutto si può fare, non c'è più bisogno di tutte le burocrazie e i problemi che c'erano gli anni scorsi, e soprattutto avete coperto tutto il lago, anche l'anno scorso, ma quest'anno veramente avete fatto un grande lavoro. Sì, quest'anno devo dire, con due concerti in Veneto e due concerti in Trentino, incominciamo a diventare veramente una realtà consolidata, apprezzata e oserei dire anche ricercata, perché spesso e volentieri capita che siano i comuni stessi a interessarsi del festival e a aderire alla nostra proposta artistica, che poi in realtà non è solo una proposta artistica, ma è una proposta culturale a ampio raggio, perché si tratta di riscoprire alcuni luoghi, di andare a valorizzarli con la proposta musicale adeguata ovviamente, e nel limite del possibile tornare anche ai sapori, quindi con le degustazioni di quelle che sono le eccellenze del territorio. Sì, devo dire che sono molto soddisfatto e finalmente siamo usciti dal periodo brutto della pandemia, anche se l'orgoglio è che anche nel periodo di pandemia noi siamo riusciti a non fermarci e siamo riusciti a dare qualche proposta musicale, ovviamente meno rispetto agli altri anni, ma sono molto contento, devo dire molto molto contento. Ecco, il programma è estesissimo, adesso magari da qualche parte sopra il video o nella pagina metteremo il link al programma integrale, però se vogliamo ricordare qualche appuntamento diciamo un po' particolare, a parte quello del 2 giugno magari. Sì, il 2 giugno inaugureremo con la Pastorale di Beethoven, che è poi il motivo per cui ho iniziato questo lavoro, perché avevo circa 6 anni, l'ho sentita e mi sono innamorato immediatamente della musica, per cui per me sarà molto emozionante. Io citerò qualche artista, però diventa difficile perché vuol dire fare qualche torto a qualcun altro, però per esempio 4 torniamo a Riva del Garda con questo omaggio che facciamo a David Bowie col quartetto Archimia, Matteo Becucci, Federica Brivio. Abbiamo una prima assoluta, concerto di Bazzini per violino orchestra a Calvagese della Riviera con Pietro Mizzani, che è una giovane promessa di Calvagese della Riviera. Sono tante le proposte, diventa veramente imbarazzante quasi non doverne citare alcune e citarne altre, però come dicevo in conferenza prima, leitmotiv sarà varietà, perché ci sarà una proposta artistica veramente molto varia, ma sono stato molto attento a curare la qualità dei musicisti che parteciperanno al festival e di questo sono molto fiero. Le ultime due cose, l'ingresso e le prenotazioni, non c'è più bisogno della prenotazione, l'ingresso è gratuito. Assolutamente, i concerti sono sempre ingresso gratuito, fino all'esaurimento posti, e non c'è più bisogno della prenotazione, per cui consiglio a tutti di venire un pochettino prima per riuscire a trovare il posto e spero di avervi numerosi. Per chi è arrivato fino a questo punto, ricordiamo anche cos'è Suoni e Sapori del Garda, perché lo diamo sempre per scontato, però vale la pena ricordarlo. Suoni e Sapori del Garda è un festival d'area che copre finalmente le 3 regioni che toccano il lago di Garda, quindi Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, e che è nato dal comune di Gardone Riviera con una collaborazione con maestro Giovanna Sorbi. Da un concerto è diventato, quest'anno sono 24 concerti, è diventato sempre più importante, più una realtà consolidata, e quindi vi invito a venire a sentire i nostri concerti, che sono di musica classica, musica jazz, musica pop, colonne sonore, c'è veramente di tutto, ma sempre con una grande qualità.